Buonasera e benvenuti dal Pala Dirceu di Eboli. Per la 10ª giornata di Serie A Futsal si affrontano Fel di Eboli e Latina, padroni di casa arrabbiati dopo il pareggio di Roma, ospiti rinvigoriti dopo la vittoria nel derby con l'Ostia. Siamo pronti a goderci questi 40 minuti di puro futsal. Buonasera e benvenuti da Carmine Fine. Lettura delle due formazioni per gli ospiti dell'Inx Latina: 1 Casassa, 3 Aiello, 10 Alemau, 11 Caio Giappa, 12 Menichella, 13 Bissoni, 17 Palmeggiani, 18 Pilloni, 20 Lo Cicero, 21 Pedrigno, 22 Sportoletti, 28 Johnny, 35 Mazzoni, l'allenatore Piero Basile. Mentre per i padroni di casa della Fel di Eboli: 2 Lion, 4 Romano, 8 Spisso, 9 Fornari, 11 Tres, 12 Fiusa, 13 Saponara, 14 Bagatini, 15 Poletto, 19 Giordano, 22 Ercolessi, 24 Caponigro, 70 Boaventura, 92 Mancia. L'allenatore Francesco Cipolla. A dirigere il match ci sono i signori di Guilmi di Vasta, Ronca di Rovigo e al crono il signor Crocifoglio di Napoli. Vediamo i due quintetti scelti da mister Cipolla e mister Basile per la Fel di Eboli: Lion tra i pali, Bagatini, Romano, Boaventura e Fornari. Risponde il Latina con Casassa, Bissoni, Mazzoni, Alemao e Pedrigno. Pronto per il calcio d'inizio, ultime accortezze da parte dei direttori di gara. A dare il via al match sarà il Latina, che attaccherà da sinistra verso destra del vostro teleschermo in completo bianco. Risponde in completo rosso-blu casalingo la Fel di Eboli, che attaccherà da destra verso sinistra. Sulla palla ci sono Pedrigno e Mazzoni. Si aspetta solo il fischio dell'arbitro. Tutto pronto. E parte Fel di Eboli Latina con Fornari, che recupera subito la palla e calcia. 4 secondi di gioco, ci ha subito provato il bomber della Fel di Eboli, Jader Fornari. Bissoni non riesce a tenere palla, guadagna laterale Bagatini. Che fa ricominciare Boaventura. Bagatini si appoggia a Lion, che ha spazio per avanzare. Carica la conclusione, calcia, Bagatini l'appoggia per Fornari. Parata di Casassa. Parte forte la Fel di Eboli, che già in due circostanze ci ha provato con bomber Jader Fornari. E ora c'è calcio d'angolo, Fornari cerca Romano, ma Pedrigno riesce a chiudere, prova a ripartire il 21 del Latina, chiuso dallo stesso Sergio Romano. Eccolo Pedrigno che trova tra le linee Palmeggiani, non riesce a tenere la palla. Siamo già dall'altro lato con Marco Boaventura, che ci prova col suo marchio di fabbrica, ovvero la conclusione di destro dal mattonella a sinistra del campo. Non trova lo specchio della porta il 70 della Fel di Eboli. Trascorsi 50 secondi di gioco. Trascorsi 50 secondi di gioco.
Ancora Feldi Eboli in possesso con Fornari, la deviazione e il vantaggio 1-0, Jader Fornari. E dopo 55 secondi di gioco la Feldi Eboli si porta in vantaggio con il solito Jader Fornari. Subito partita in discesa per gli uomini di Cipolla. Latina che in queste ultime uscite ha fatto vedere più volte un portiere di movimento costante, date le rotazioni corte, mentre c'è la parata di Casassa su Fornari. Dicevo, date le rotazioni corte, portiere di movimento possiamo definire anche conservativo, per risparmiare le energie e per cercare di subire il meno possibile il gioco degli avversari. Vedremo se mister Piero Basile lo proporrà anche questa sera Deboli. Ritorniamo al match però, dove c'è Boaventura in possesso di palla, mentre la torcida rossoblu è già in festa dopo il gol di Jader Fornari. Romano cerca e trova Boaventura. Romano è solo dall'altro lato, riceve, prova col destro, non trova lo specchio della porta. Feldi Eboli che è partita benissimo. Johnny alla prima con la maglia del Latina si è presentato con una tripletta. Vedremo cosa farà questa sera il 28 ospite, che guadagna un calcio di punizione. Intanto Bissoni ruleta su Romano, recupera Jader Fornari che lotta con due, alla meglio Fornari, prova il numero su Alemão, lo chiude poi Johnny. Oserei dire che questa sera Jader Fornari è ispirato, ha iniziato molto bene, mentre c'è in panchina, attenzione intanto a Johnny, fuori. Dicevo, si vede già in panchina con la maglia da portiere Mazzoni, mentre c'è la Feldi Eboli in possesso di palla con Sergio Romano. Cambia lato, lo fa male, capisce tutto Bissoni che si invola verso la porta. Calcia di punta, lo fa in maniera sbilenca, può rilanciare Lion. Casassa però ad anticipare Fornari. Feldi Eboli che è partita col piede sull'acceleratore, convinta e decisa a voler portare questi tre punti a casa, anche se a casa già ci è, mentre ci prova Bagatini. Ribattuta di Caio Giapa, già dall'altro lato per Boaventura, ribatte anche Johnny. Si ricomincia saggiamente da Lion, calcia anche lui, Bissoni ribatte, poi calcia. Ricomincia il Latina con Johnny, pressione alla Feldi Eboli, Alemão cerca e trova Bissoni, si ritorna da Johnny. Latina che in settimana ha perso anche Quanchi, trasferitosi al Saragozza. C'è Lion in possesso di palla, il lancio alla ricerca di Poletto, Lion però sbaglia, regalando la rimessa laterale di fatto a Latina. Johnny imbucata per Mazzoni che ha tolto la maglia da portiere. Ancora
non convinto di questa situazione questa sera mister Piero Basile. Mentre c'è la rimessa laterale in favore degli ospiti, Caio Giapa la tocca per Mazzoni, prova a calciare, murato da Romano. Altro laterale, sulla palla c'è Caio Giapa, la tocca per Gioni, bella conclusione, Lion riesce a parare. Rilancia in avanti per Poletto, Casassa a lottare, guadagna il fallo. Può ripartire la manovra offensiva del Latina con Mazzoni che appoggia per Caio Giapa, cambio lato splendido per Bissoni, conclusione al volo che non trova la porta. Alza i ritmi adesso il Latina alla ricerca del pareggio. È entrato in campo Ercole Siecolo che serve Poletto. Si prende una bella sportellata da Bissoni. Scambiano Ercolessi e Mancia. Si va da Poletto, il tocco per Mancia! Azione spettacolare della Fel di Eboli! 2-0 Felipe Mancia! Ha raddoppiato la Fel di Eboli con la stupenda rete su azione corale conclusa da Felipe Mancia su assist di Fabio Poletto. Dopo 4 minuti e 30 di gioco il risultato vede in vantaggio la Fel di Eboli per 2-0 ai danni del Latina. Non poteva chiedere inizio migliore ai suoi Francesco Cipolla. Adesso calcio d'angolo Latina, sulla palla c'è Caio Giapa, si muove Mazzoni, va a calciare lui, colpisce Bissoni che poi prova l'acrobazia. Non trova la porta però. Lion per Poletto, il controllo non è dei migliori e perde palla il numero 15 della Fel di Eboli. Ci prova allora Caio Giapa, chiude però Sergio Romano. Bissoni chiude in due tempi Ercolessi che per poco non lincia la testa agli spettatori. Ancora ospiti in proiezione offensiva, adesso la palla però arriva tra le mani di Mirko Casassa. Caio sbaglia il passaggio alla ricerca di Mazzoni. Mancia in possesso di palla, pressato da due uomini del Latina, costretto a metterla fuori. Pedrinho Guedes, Mazzoni in avanti, Caio Giapa, Ercolessi l'ha toccato, ha toccato la palla col braccio, calcio di punizione da una mattonella invitante per il Latina. Protestano i ragazzi della Fel di Eboli, ma è sembrato esserci il tocco. Suona la sirena, time out chiesto da Piero Basile. Ci prendiamo un secondo di pausa anche noi.
Ehi, ma qual è un problema? Se non è chi se chi. Esaurito il tempo a disposizione del time out richiesto da mister Piero Basile, si ritorna in campo con il calcio di punizione in favore del Latina. Protestano i giocatori della Feldieboli perché ritengono la distanza presa dal direttore di gara troppo eccessiva per quanto riguarda la barriera. Johnny lascia ad Alemão che tocca per Bissoni, gli si oppone Ercolessi. Ancora Latina in proiezione offensiva con Mazzoni che trova l'1-2 con Alemão. Mazzoni lo chiude Lion, ancora Mazzoni da posizione impossibile, non trova la porta. Lion a rilanciare per Mancia, riesce a chiudere Alemão. Bissoni accomoda per Gioni, disimpegno difficile, provano la giocata Mancia e Fornari in due, lasciano la palla lì i giocatori del Latina, che rischio. Calcia Mancia che colpisce praticamente sul pomo d'Adamo Casassa, che dolorante si accascia sul terreno di gioco, ha bisogno dello staff sanitario. Trascorsi appena 6 minuti di gioco e un secondo, il risultato dice Feldieboli 2, Latina 0, le reti siglate da Fornari e Mancia. Casassa si è rialzato, fortunatamente sta bene il portiere del Latina. Si riparte dal laterale per la Feldieboli con Jader Fornari che verosimilmente restituirà palla. E infatti Fornari restituisce il pallone tra gli applausi del Pala Dirceu. Appoggia per Aiello, Alemão per Caio Giapa, chiuso da Ercolessi. Lion al rilancio, trova Fornari che la mette giù di petto, osserva il movimento in aria, attacco alla ricerca di Mancia, fa sua la palla però Casassa. Giro palla Latina, sale in pressione la Feldieboli, fa il suo esordio nel match anche Caponigro. Fornari a recuperare palla, messo giù, ammonito Alemão e calcio di punizione per la Feldieboli. Alemão protesta, Fornari suppone sia rigore, mentre a me è sembrato il direttore di gara abbia fischiato calcio di punizione. Lo sapremo per bene tra qualche istante. Calcio di punizione. Vediamo adesso chi si incaricherà della battuta. Fornari richiama a sé tutti e tre gli altri giocatori di movimento.
concordano evidentemente uno schema. Fornari sulla palla, la tocca per Bagatini, la palla resta lì e Bagatini la va a spingere dentro. 3-0 Feldi Eboli, Antonio Bagatini. Feldi Eboli che aveva provato ad emulare la prima rete di Roma con l'Aniene, con la palla di Fornari per Bagatini su calcio di punizione. Era riuscito anche in questa circostanza lo schema, solo che Bissoni era stato bravo a salvare la palla sulla linea, meno bravo però ad allontanarla, in quanto Bagatini è riuscito ad arrivare sulla palla vagante, a metterla dentro. 3-0 ed eccolo il portiere di movimento del Latina con Mazzoni. Caio Giapa non riesce a tenerla in campo, Lion vuole battere veloce, non c'è nessuno in porta, la palla arriva, Joder Fornari, 4-0. Subito punito il portiere di movimento del Latina con Caio Giapa, che non era riuscito a tenere la palla in campo. Mazzoni, che aveva avuto un tentennamento non sapendo se tornare in porta o dare il cambio a Casassa, nel mentre Lion ha rilanciato come solo lui sa fare per Fornari, che di testa porta sguarnita l'ha messa dentro. 4-0, trascorsi 7 minuti e 30 di gioco, è notte fonda in questo momento per il Latina. Johnny prova ad andarsene, mette la palla per Bissoni, Lion comodamente la mette fuori. Latina adesso costretto a schierare il portiere di movimento più che altro per una questione di risultato. Bissoni, Alemao, Bissoni calcia, c'è stata deviazione, calcio d'angolo. Gioco col portiere di movimento che non aiuta per quanto riguarda lo spettacolo. Vediamo cosa proverà il Latina. Giro palla con Alemao, aggiustare il tutto, adesso passa e taglia. Caio Giapa in angolo da Alemao, palla messa dentro, Boaventura calcia, non trova lo specchio della porta. Mancia chiama i suoi impressione, Mazzoni si accomoda in panchina e fa rientrare Casassa. Bissoni esce dal pressing in qualche modo, poi però non riesce a tenere la palla in campo. Mancia, la vuole Lion, servito dal 92. Gli ritorna la palla, si appoggia da Antonio Bagatini. Boaventura sul lungo linea proprio a cercare Mancia, bravissimo a tenerla in campo, a puntare Bissoni, passaggio al centro per Boaventura, a sua volta per Romano.
Buon possesso palla della Fel di Eboli. Aventura. Bagatini prova a restituirgliela. Gliela tocca però Pedrigno. Laterale per il rosso-blu della Fel di Eboli. Anzi fondo, già battuto da Lion. In avanti per Bagatini. La colpisce di nuca Pedrigno. La lascia scorrere in out il 14 della Fel di Eboli. Qua Ventura. Prova la conclusione, ribattuta. Mancia tra le linee. Cerca il passaggio per Bagatini. Pedrigno la fa sua. Ha qualche difficoltà. Allontana Casassa. Ci mette la testa Felipe Mancia. Laterale. E allora Casassa esce. Rientra Mazzoni con la maglia da portiere di movimento. Tra linee Bissoni, messo giù, ammonito Marco Ercolessi, ingenuo il capitano della nazionale italiana questa volta, che si becca un giallo del tutto evitabile, e relativo calcio di punizione per il Latina da posizione molto invitante. Sulla palla ci sono Alemão e Johnny. Defilato sulla sinistra Caio Giapa. Mentre si va a postare sul palo Tiago Bissoni. Johnny la lascia. Partirà Alemão. La tocca per Caio Giapa. Lion in due tempi. Attento Lion sulla conclusione di Caio Giapa. Ancora power play per il Latina. Tre fischi del pala di Irseo, Alemão ad impostare. La ricerca del Pertugio e Latina lo trova adesso con la palla per Mazzoni. Pretenzioso però il numero 35 del Latina. Ha provato il tacco, ci ha messo il piede Bagatini. Johnny tra le linee, Mazzoni calcia, Lion, Caio Giapa, palo, la palla resta lì. Prova a mettere in difficoltà la Fel di Latina con questo 5 contro 4 costante. Adesso recupera palla Mancia, Bagatini, la porta è vuota, calcia Bagatini. Di coscia Mazzoni a chiudere. Avrebbe dovuto alzare la traiettoria Antonio Bagatini. Scambiano Alemão e Mazzoni. Si va da Caio Giapa. Ancora il capitano ad impostare. Sbaglia Alemão, Mancia può calciare. Lo fa male
ha chiesto una spinta a Felipe Mancia, non ravvisata dal direttore di gara. Ha segnato il fondo però il direttore di gara, avrebbero voluto il laterale invece il giocatore del Latina, quindi Casassa è costretto a ritornare tra i pali e il Latina non riesce a uscire dal pressing della Feldi. Calcio d'angolo, ma prima time out chiesto da Francesco Cipolla. 7 minuti e 56 secondi al termine del match, Feldi e Boli 4, Latina 0, e un attimo di pausa anche per noi. Adesso presidente va. Ma no, dove sta il tutto? La zona non c'è. Ha detto dove sta? Ah, dove sta? No, dove sta? Non lo sai. Non si va, non so dove sta. Ah boh, per lavoro. Non è venuto apposta. Successo qua. No, tutta la merita. Vado a passare in aiuto. Ma stiamo dicendo 3-0, oh la verità, a fine partita non ce la facciamo, troppo spazio, esatto, siamo troppo spazio, siamo troppo spazio. Si è giocato il time out anche mister Cipolla. Si ripartirà da corner con Marco Ercolessi sulla palla. Conclusione stupenda di Marco Boaventura, 5-0. Che gol, amici! Che bolide, amici miei! Marco Boaventura è on fire e sigla il 5-0. A 7:50 dal termine. Ancora Latina adesso a provarci col portiere di movimento. Caio calcia, ribatte Lion. Bissoni. Esordio nel match anche per Rudney Tress, rimasto fuori settimana scorsa dalla partita con l'Aniene per un piccolo risentimento muscolare, come aveva preannunciato Cipolla, pienamente recuperato. Boaventura recupera palla e la mette ancora una volta dentro. Mamma mia, Marco Boaventura, 6-0 Feldi Eboli. L'avevo detto nell'introduzione del match, Feldi Eboli arrabbiata dopo il pareggio di Roma con l'Aniene. E adesso dopo
13 minuti e 27 secondi di gioco, mi sento di dire Feldevoli spietata, perché davvero sta punendo il Latina in ogni occasione utile. Ci prova anche Lion, vuole iscriversi alla festa. Casassa gli dice di no, però già dall'altro lato con Gioni che calcia e Lion la fa sua. Boaventura in difficoltà, la palla resta lì, para Lion, sta per fare la frittata la Feldevoli. Boaventura adesso la mette via. Rinuncia al portiere di movimento, almeno in questo momento, Piero Basile. Se la gioca col 4 contro 4. Alemão su Poletto. Scambia con Caio Giapa. La fa sua Boaventura. Può ripartire il contropiede. Boaventura aveva scagliato una fucilata verso Caponigro, che saggiamente ha aperto le gambe e ha lasciato andare fuori la palla. C'è adesso un problemino fisico per Alemão. Pedrinho in possesso di palla, a scambiare con Caio Giapa. Ha dovuto abbandonare almeno momentaneamente il campo Alemão. Pedrinho, bella palla per Aiello. Non ci arriva per pochissimo. Lion in avanti alla ricerca di Caponigro. Scivola nel momento in cui stava per mettere la palla giù. Allora la fa sua Casassa. Può ripartire l'azione del Latina. 5 minuti esatti al termine del primo tempo, 6-0 Feldevoli. Bagatini, Lion non rischia, la mette giù col petto, evitando possibili disguidi con la terna arbitrale. Già dall'altro lato con Bagatini, che ci mette la testa sul rilancio di Casassa. Caio Giapa, Pedrinho, ancora Aiello, sale in pressione la Feldevoli. E alla fine sbaglia Palmeggiani. Bagatini, Caponigro, diagonale che non trova lo specchio della porta. Palla in avanti alla ricerca di Palmeggiani. Fa uscire la palla per Pedrinho. Pedrinho mette a sedere Caponigro, ma poi sbaglia il passaggio. Allora Lion va da Poletto. Ha il compito arduo di difendere la palla e tenerla in campo. La perde e commette fallo. Il quinto per i padroni di casa. Mancia in anticipo su Palmeggiani. Fornari rischia sulla pressione di Pedrinho. Riesce a servire Mancia, a sua volta per Caponigro, la vorrebbe Fornari in avanti. Caponigro lo serve male però. Aiello,
scambia con Tiago Bissoni. Pedrinho. Pedrinho vorrebbe puntare Caponigro, che lo chiude bene. Bissoni prova a metterla sul secondo palo alla ricerca di Palmeggiani, chiude le gambe però Sergio Romano. E allora Pedrinho gioca questi uno contro uno, adesso la squadra di Piero Basile alla ricerca del sesto fallo della Fel di Eboli. Attenta però fino a questo momento la difesa. Fornari alza una palla splendida per Caponigro, Aiello la tocca quel tanto che basta. Caponigro direttamente da Lion, allarga per Mancia, calcia Felipe Mancia fuori. Caio Giappa, Pilloni, due minuti esatti al termine della prima frazione, Mazzoni in possesso di palla, sulle sue tracce Caponigro, si va da Caio Giappa a sua volta per Bissoni, ci prova col giro palla adesso in Latina. Non affretta la Fel di Eboli, che attende gli avversari. Fornari allarga le braccia perché Caio Giappa onestamente si è tuffato, il direttore di gara ha tentennato ma poi non ha potuto non fischiare la simulazione e ammonire il numero 11 del Latina. Punizione di seconda per la Feldi sulla palla Romano, costretto a buttarla via sulla pressione del Latina. Caponigro in anticipo, la palla arriva a Pilloni che calcia e Lion la mette in angolo. Pilloni alza per Bissoni che apre il piattone, ancora una volta Lion a dire di no. Provano lo stesso schema, questa volta non è molto precisa però la palla di Pilloni. Caio Giappa, anzi Bissoni, è costretto a metterla giù e a ricominciare. Eccolo Caio Giappa. Trova tra le linee Bissoni. Riserva il numero 11. Prova col mancino. Lion la blocca in due tempi. Poi serve in avanti Fornari. Mazzoni prova a metterlo giù, va giù lui, Fornari prova il cucchiaio, para Casassa. Già dall'altro lato con Caio Giappa, bel gioco di gambe, Caponigro per poco non beffa Lion, la mette in angolo. Bissoni mette dentro, Caio Giappa la sfiora ma non riesce a concludere per bene. 37 secondi, Fel di Eboli in possesso di palla con Lion che ci prova da casa sua, attento Casassa tra i pali.
Boaventura, Fornari, cambia lato per Caponigro, splendida palla, mette giù Caponigro, va da Bagatini, non forza la giocata, la fa il Dieboli che lascia scorrere questi ultimi 7 secondi. Suona la sirena, finisce così la prima frazione, Fel Dieboli 6, Latina 0. Andiamo a prenderci un bel caffè e ci risentiamo per la ripresa. Tutto pronto per l'inizio della ripresa qui a Dieboli, tra Fel Dieboli e Latina. Il risultato alla fine della prima frazione vede in vantaggio i padroni di casa per 6-0. Vedremo se in questa ripresa ci sarà una reazione da parte dei pontini oppure sarà ancora monologo Fel Dieboli. Fischietto in bocca per il signor Di Guilmi e si parte. Fel Dieboli che attaccherà da sinistra verso destra del vostro teleschermo in questa ripresa, Latina invece da destra verso sinistra. Padroni di casa in possesso di palla con Lion che la mette via. Laterale battuto da Latina con Caio Giappa che riceve, prova a calciare, Romano gli si oppone, rilancia Lion per Fornari, abbattuto da Casassa che si prende il giallo. E quindi dopo 24 secondi c'è un calcio di punizione per la Fel Dieboli, praticamente sulla linea dell'area di rigore. Fornari e Romano sulla palla, Fornari tocca per Boaventura, la tripletta del Boa, 7-0 Fel Dieboli. Secondo tempo che inizia sulla falsa riga del primo con la Fel Dieboli che si porta sul 7-0 grazie alla rete di Marco Boaventura che ha siglato gli ultimi 3 gol per i padroni di casa. Di nuovo Fel in possesso di palla, ancora con Boaventura. Caio Giappa a lottare con Bagatini, da terra riesce a servire Mazzoni, Pedrinho Guedes, la tocca per Caio Giappa che liscia il controllo. Fornari, splendida palla per Romano che la mette giù bene. Poi nel tentativo di rientrare viene ben domato da Palmegiani.
Romano a scambiare con Bagatini, cerca il passaggio per Boaventura, intercettato però dagli uomini del Latina. Palmeggiani finisce a terra, Romano gli dice di rialzarsi, già dall'altro lato con Fornari, Casassa la para praticamente sulla linea se non fuori, mentre Pedrigno trova appostato sul secondo palo Palmeggiani, che la mette dentro per il 7-1. Trovato quindi il gol il Lynx Latina con Palmeggiani, ben assistito da Pedrigno Guedes. Adesso Feldi Eboli con Bagatini che trova Boaventura, troppo avanti però coi pensieri il 70 della Feldi Eboli, che già pensava al da farsi prima ancora di controllare la palla, che infatti gli sfila sotto la suola. Aiello a scambiare con Pedrigno, sporca la palla a Bagatini, allora si ricomincia da Casassa. Caio Giappa, trascorsi 3 minuti in questa ripresa, Bagatini a ringhiare su Mazzoni. Mentre tra i pali del Lynx Latina non c'è più Casassa, bensì Menichella. Giro palla Latina nella propria metà campo. Pedrigno prova ad andarsene sul Romano, lo chiude il numero 4 della Feldi Eboli. Ancora Pedrigno, Tiago Bissoni, Aiello riesce a uscire dalla propria metà campo, il Latina ci prova adesso Pedrigno che scambia bene con Aiello. Adesso sì che passano la metà campo gli uomini di Basile. Tiago Bissoni la tocca per Pedrigno che calcia, la fa sua Lion. Poletto, Felipe Mancia, ancora Poletto, vuole girarsi, ci prova col mancino, conclusione sporcata da Pedrigno, ci sarà calcio d'angolo. Mancia sulla palla, prova un cross praticamente alla ricerca di Poletto, palla che si spegne in laterale. Bissoni sbaglia il passaggio per Aiello, laterale Feldi Eboli con Ercoles che ci prova, scambiano Aiello e Bissoni. Pilloni prova a servire Palmeggiani, Caponigro devia col piede,
Lancio di Menichella alla ricerca di Palmeggiani. Lion chiude con i pugni. Bissoni in parallela per Pilloni, lo chiude ancora una volta Caponigro. Diamo un'occhiata ai risultati degli altri campi. Genova Arzignano 0-0, Color Max Pescara Petrarca 4-1, Caos Mantova Sandro Abate 2-6, finale quello di Catania Meta 7 Aniene 4, Rieti Camedosson 1-3 e Ostia Acquestapone 0-0. Mentre Ercolesi calcia, Bissoni riesce a murare e a far ripartire i suoi. La palla adesso è nei piedi di Aiello. Palmeggiani prova ad andarsene su Caponigro, fallo fischiato con un po' di ritardo da parte del signor Di Guilmi, trattenuta di Caponigro su Palmeggiani. Aiello, ancora lui a ricevere tra le linee. Laterale Latina sulla palla Pilloni. Ancora il 18 che va da Palmeggiani. Palmeggiani a puntare Caponigro, rinviene Marco Ercolesi. E 34 ancora da giocare qua al Pala d'Irseu. 7-1 fa il Dieboli. Palla alzata per Palmeggiani e finisce fuori. Lion rilancia per Felipe Mancia, controllo non dei migliori, riesce a servire Ercolesi che l'alza per Fabio Poletto. 8-1. E Fel Dieboli che allunga ancora di più con la rete di Fabio Poletto. Tra l'altro scelto dagli utenti di PMG Sports Futsal come miglior gol, il suo, quello della nona giornata. Gol stupendo siglato contro l'Aniene. Suggerisco a tutti di andarlo a vedere, casomai non l'aveste visto. Riprende il gioco con Caio Giapa. Prova da Menichella. Prova il lancio alla ricerca di Pedrigno, impreciso però. Mancia si appoggia a Lion, che serve Caponigro, che però non stava guardando il proprio portiere. Mentre Cipolla parla in panchina con Fiuza, probabilmente darà il cambio a Lion, mentre ci ha provato Pedrigno. Lion rilancia per Poletto,
E va da Caponegro. Difficoltà sul primo controllo, la perde. Bissoni. Pedrigno prova il lancio alla ricerca di Tiago Bissoni, impreciso. Caponegro tra le linee, si va da Poletto, solo contro Menichella. Poletto chiuso bene da Menichella. Caponegro adesso troppo frettoloso nel restituir palla a Poletto, sbaglia. Caio Giappa, Aiello tra le linee, trascorsi 8 minuti di gioco. Latina che gira palla nella propria metà campo. Poletto in anticipo su Mazzoni, ancora Poletto, calcia. Adesso Pedrigno se ne va, chiuso da Caponegro che lascia anche rimpallare il pallone sul numero 21 del Latina. Esce tra gli applausi del Paladirseo Lion, entra tra i pali della Fel di Eboli Luan Fiuzza. Ercolessi prova la scucchiaiata per Caponegro, chiude la difesa. Mazzoni con calma va da Aiello, ha un po' di spazio Pedrigno e prova a prenderselo, lo chiude però Poletto, ma alla fine ne esce vincitore Pedrigno, chiuso questa volta da Marco Ercolessi che va da Poletto. Poletto chiuso sul più bello da Mazzoni. Aiello, Caio Giappa prova a prendere posizione su Caponegro, il passaggio però non riesce ad arrivare al numero 11. Adesso Pedrigno a calciare, Caponegro salva e riparte a tutta velocità, prova a sterzare ma viene chiuso già dall'altro lato. Allora con Pedrigno e ancora Caponegro a recuperare. Partita che adesso sa molto di allenamento per entrambe le squadre, con la Feldi Eboli che ha il che ha i tre punti praticamente in tasca. Ingresso in campo anche per Danilo Spissò. Chiede possesso dalla panchina Francesco Cipolla. Tra le linee Spissò. Siamo entrati nella seconda metà della ripresa. Adesso rischia un po' la Fel di Eboli e regala il calcio d'angolo a Latina. Caio Giappa calcia, la palla resta lì, ci prova Mazzoni di testa ma ribatte Boaventura. Menichella s'addormenta e regala il corner alla Feldi che ci prova subito con Bagatini, ribatte Aiello. Ci prova Romano, l'ultimo tocco è il suo. Caio Giappa per Tiago Bissoni. Ancora Caio Giappa, calcia la traversa di Caio Giappa.
C'è stata anche deviazione, allora laterale battuto da Latina, ci prova ancora una volta Caio Giapa. Fiuza la fa sua. Romano per Boaventura, Fiuza ci prova di prima intenzione a cercare Antonio Bagatini, lo fa male però. Caio Giapa in possesso, a puntare Bagatini. Bissoni, bella manovra adesso del Latina. E il ricamo di Mazzoni per Palmeggiani, però è impreciso. Adesso Spissò. Ricomincia da Romano. Romano, Bagatini. 8 esatti al termine. Romano, due in pressione, fa uscire bene la palla il numero 4, Bagatini allora, cambia lato per Danilo Spisso, prima rete in Serie A per Spisso e 9-1 Feldi Eboli. Gioia personale quindi anche per Danilo Spisso, che trova il gol del 9-1 con la Latina che non vede l'ora finisca questa partita. Troppo Feldi Eboli questa sera per gli uomini di Basile. Bagatini adesso sbaglia, Tiago Bissoni prova il diagonale, l'ha toccata Fiuza. Pedrinho face to face con Caponigro, allarga per Aiello. Palmeggiani ci prova di prima intenzione una specie di tiro cross che finisce direttamente in laterale. Caponigro rischia la palla, resta vagante, riesce ad allontanarla Vincenzo Caponigro. Ancora Pedrinho a puntare, prova l'elastico su Romano, calcia, Sergio Romano gli dice di no. 6-23 al termine, 9-1 il risultato. Gira la palla in Latina con Pedrinho. In avanti per Tiago Bissoni, la tocca per ultimo lui, laterale quindi. Caponigro cambia lato per Bagatini, due su di lui, prova a farlo uscire Bagatini, guadagna laterale, anzi no, Bissoni troppo prevedibile il suo passaggio, la fa sua Boaventura.
Caponigro a ricevere spalle alla porta e a scambiare adesso con Bagatini. Prova a ridargliela in avanti Caponigro, non era però partito Bagatini. Bissoni prova a girarsi su Boaventura, serve Pedrigno, chiuso da Marco Boaventura. Romano, serve Fiuzza che rilancia in avanti dove non c'è nessuno, facile la presa per Menichella. Pedrigno, Bissoni, calcio alto. Ora fa il debole col possesso, Romano cerca e trova Caponigro che aggancia male, però bravo poi però a mettere pressione su Menichella che la butta via. Mancia col tunnel su Pilloni, voleva il fallo Felipe Mancia, non fischia l'arbitro, poi cenno d'intesa con Pilloni. Bissoni per Caio Giapa, su di lui c'è Spissò. Bravo Spissò ad anticipare Caio Giapa. Mancia recupera palla e parte. Tunnel su Caio Giapa. Tacco poi spettacolare per Spissò, che però non aveva capito le intenzioni di Felipe Mancia. Se la ride il 92 della Fel di Eboli. E ovviamente sul 9-1 ci sta a provare la giocata. Bissoni lascia sul posto Spissò e se ne va. Bissoni, Bissoni, Fiuzza a chiudere. Poi palla messa dentro per la rete di Mazzoni, 9-2. Tre e mezzo al termine del match, ha trovato la seconda rete in Latina con Mazzoni. Adesso Caio Giapa a puntare Boaventura, ne supera due, Caio Giapa la mette dentro, Fiuzza fa ripartire i suoi. Mancia, calcia, Menichella riesce a parare. Boaventura col brivido riesce ad allontanare. Caio Giapa, imbucata per Bissoni. Prova ad uscire da una situazione complicata e ci riesce. Caio Giapa. Mancia recupera per un istante, poi a lottare con Pilloni. Se ne va Caponigro, c'è Mancia al centro, Caponigro lo serve, grandissima parata di Menichella. Ha già recuperato palla la Feldi Eboli, ancora una volta con Caponigro.
Spisso sbaglia il passaggio, non ne approfitta Bissoni. Due minuti esatti al termine con Mazzoni che ci prova, ribatte Boaventura, ci riprova una seconda volta Mazzoni. Alta la conclusione. Caponigro cerca una conclusione improbabile. Bissoni imboccata per Caio Giapa che si gira splendidamente su Spisso che lo mette giù. Calcio di punizione. Aiello, il tocco per Bissoni, bellissima parata di Fiuzza. Ancora Bissoni a calciare, Mura Caponigro. Perde troppo tempo Caio Giapa, passano i 4 secondi, quindi ricambio. Boaventura, pressione altissima del Latina. Allora la butta via saggiamente Boaventura. Caio Giapa la tocca di testa per Menichella. Bissoni dall'altro lato è solissimo Aiello. S'addormenta però il 13, che va da adesso da Caio Giapa. Perde la palla il Latina. Poi Bissoni prova un pallonetto incredibile, salva Caponegro con l'aiuto della traversa. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Con Bissoni che va da Caio Giapa, Aiello calcia. Mura Mancia, allora riparte a tutta velocità Felipe Mancia sul secondo palo per Spisso che non ci arriva davvero per poco. 33 secondi, vediamo se le squadre si fermeranno o continueranno a giocare. Mancia non ci stava, ancora una volta a calciare, vera volpe Felipe Mancia in tutti i sensi. Caponigro, doppio passo su Aiello che lo chiude. Adesso la panchina della Fel Dieboli dice di tenere la palla. Fa festa il palla di Irseu. Si ferma Palmeggiani. Scorre il cronometro ed eccolo il triplice fischio del signor Di Guilmi, finisce qui. Fel Dieboli 9 Latina 2, tre punti importantissimi per la Fel Dieboli e prestazione molto convincente degli uomini di Cipolla. Saluto tra le due squadre al centro del campo. Per questa sera è tutto. Un ringraziamento ad Arche Film. E un saluto da Carmine Fine. A risentirci per la prossima gara casalinga della Fel Dieboli.